Oggi vi svelo un segreto che chi mi segue da diversi anni probabilmente ha già intuito. Nel mio percorso professionale, il mondo della moda non è sempre stato la prima scelta. Ho sempre avuto una passione per la moda, che poi è sfociata nella nascita del mio primo blog, che era un blog di scarpe. Da quel blog poi è nato il canale YouTube e poi è nato il mio brand nel 2019 di scarpe e accessori 100% Made in Italy in pelle. Da quel momento mi sono accorta che volevo che la moda diventasse davvero il mio lavoro ed è proprio in quel momento che l'ho capito, anche se negli anni passati mi era capitato di fare collaborazioni con altre aziende, mi era capitato anche di avere rapporti con stilisti, stylist, designer, ho visto tanto dietro le quinte, ma non avevo mai trovato uno sbocco professionale che mi facesse dire ok, io voglio proprio essere quella figura lì e il segreto vero è che non l'ho trovato ancora oggi. Il segreto vero è che la persona che voglio essere sono io che faccio cose anche molto diverse tra loro, tutte unite però da valori comuni. Ed è per questo che oggi vi racconto un po' di cose che ho imparato quando ho fatto lo switch da appassionata di moda che condivideva la sua passione online a professionista che lavora nel mondo della moda nel suo modo e che ovviamente si è formata anche per farlo perché non si improvvisa nulla. Sono delle piccolezze che però secondo me hanno bisogno di essere un po' discusse anche da queste parti dove per forza di cose, se parli in video, sei influencer o blogger, ma non necessariamente una che si è formata per fare il lavoro che fa. Non è sempre così, l'ho scritto anche qualche giorno fa in un commento, bisogna sempre vedere che cosa fa la YouTuber nella vita, se è solo YouTuber, che già insomma non è che sia poco, o se in realtà è qui per condividere la sua professionalità, che però è effettivamente un'altra. La prima grande verità è che lo stile non è granitico. Pensare di avere lo stesso identico stile per i prossimi 50 anni è senza senso. E ve lo dice una che negli anni ovviamente ha cambiato stile, ha cambiato anche approccio al proprio modo di acquistare, che finalmente oggi è contenta di quello che ha nell'armadio, si sente rappresentata da quello che indossa e ha anche accettato il fatto che ci possono essere delle correnti molto diverse nel suo guardaroba. Passo dai pantaloni stile tuta di paillette, agli outfit bon ton da signora pure un po' anzianotta, perché ogni tanto mi dicono ma ti vesti da vecchia. Così è, ogni tanto mi piace, non lo vedo come un difetto, non lo vedo come un insulto, anzi, ha poi outfit un po' più pazzerelli, piume, lustrini, sono tutte cose che fanno parte di me e va benissimo che facciano parte di me. Non è detto però che questo sarà così per sempre ed è sbagliato secondo me continuare a far passare il messaggio che una volta che hai trovato il tuo stile è quello e sarà quello per sempre. Le fasi della vita sono tante, si spera che la vita sia anche molto lunga, le esigenze cambiano, il corpo cambia, le spese che vogliamo affrontare per vestirci cambiano e pensare che tutto venga ridotto allo stesso stile sempre per sempre è un po' stupido. Siamo persone in perenne evoluzione e cambiamento. Io spesso vi dico, pensate a quando dovete acquistare qualcosa, se quella cosa serve alla persona che siete oggi e alla persona che state diventando. Non vi dico pensate a indossarlo tra 15 anni. Ci saranno inevitabilmente dei capi che vi porterete anche per 15 anni, altri che faranno il loro tempo. So già che il punto che verrà affrontato sarà: ma quindi come si fa ad avere un guardaroba sostenibile fatto per durare nel tempo se poi l'obiettivo è comunque cambiare sempre? Non è cambiare sempre, non vi sto dicendo che ogni 2, 3, 4 anni butterete tutto quello che c'è nel guardaroba. Vi sto dicendo che nel guardaroba che è perfetto per voi oggi, che lo aprite, tutto ha senso per voi, vi rappresenta ed è adatto anche a quello che è il vostro stile di vita, non rimarrà lo stesso per sempre. Tra 2 anni magari vi accorgerete che quelle bluse non vi servono più e quindi piano piano ne eliminerete qualcuna, che non vuol dire che poi ne comprerete altre 100 uguali, vuol dire che magari imparerete anche ad acquistare altro e ad apprezzare altro. Oppure in questo cambio di stagione mi sono accorta che ho un sacco di pantaloni aderenti. Adesso non me li sento, li rimetto via nel cambio di stagione e ci ripenso l'anno prossimo. Questo intendo, non è per forza sempre bianco o nero, butto tutto, tengo tutto, è anche fare una selezione all'interno di quella che è già la nostra selezione. E questa è una cosa che qualunque stylist o consulente di stile e di immagine vi dirà durante la consulenza. È un discorso che si fa sempre poco qui sui social, perché non è molto divertente, però ricordatevi sempre che siete e siamo persone in perenne cambiamento, in perenne evoluzione e che il mondo intorno a noi si muove. Quindi pensare di rimanere sempre negli stessi vestiti perché quello è il guardaroba perfetto non ha molto senso. Il secondo punto è una domanda che in realtà mi è stata posta in tanti momenti diversi della mia vita, da quando avevo il blog di scarpe, ma anche adesso che ho comunque tanti vestiti, conosco tante aziende, mi piace fare shopping, faccio video sullo shopping vintage, quindi sono esposta comunque costantemente a 8.000 tentazioni. In più da quest'anno vi ci siete messe anche voi, perché da quando ho iniziato a fare le consulenze, che è proprio da quest'anno online,
sono esposta anche ai vostri guardaroba e a volte quando sono in consulenza con voi mi capita proprio di dire: ah, porca miseria, che bella quella blusa, quanto la vorrei anch'io. Mi è successo di recente, sono anche andata a cercarmela su Vinted, non l'ho trovata, pazienza. Però in quel caso so riconoscere quando una tentazione ha senso per me e quando invece è soltanto che sto riconoscendo qualcosa di bello, e ancora di più in consulenza quando quel bello è bello perché lo indossa la persona che lo sta indossando, perché è coerente con il suo stile, è coerente con la sua energia. Quindi è vero che sono esposta oggi a tante tentazioni, come quando avevo il blog di scarpe che tutti mi chiedevano: ah, ma avrai una scarpiera enorme? Ce l'avevo, trovate anche qualche video fa gli ultimi rimasugli di quel pezzo di vita. La mia passione per le scarpe è rimasta, ma adesso ha uno sbocco diverso, e questo ci riporta anche al punto di prima: non siamo sempre le stesse persone anche se poi abbiamo le stesse passioni. Il nostro modo di essere, di vestirci, cresce insieme a noi. Quindi sì, è facile imparare anche a dire sì e no alle tentazioni. Bisogna fare un lavoro che ci porta però a capire quando una cosa ci piace perché ci parla e parla di noi oggi, delle persone che stiamo diventando, e quando invece è semplicemente bella. Il mondo è pieno di cose belle, siamo esposti a tentazioni continue tutte. Pensate anche soltanto se vi capita di entrare nei centri commerciali anche per fare la spesa, quindi buttate un occhio ai negozi, ma lo scopo non è guardare le vetrine. Ogni settimana ci sono vetrine nuove, ogni settimana ci sono vestiti nuovi. Amare la moda e amare anche il modo in cui la moda racconta di noi non significa comprare un guardaroba nuovo a settimana, significa proprio questo: saper dire di no, saper riconoscere il bello e saper dire: ok, questo bello non è il mio bello. Il mio bello arriverà quando arriverà. Ed in questo comprare anche meno è sicuramente la soluzione. Si impara anche a comprare meno e a comprare meglio. Bisogna fare quel famoso lavoro introspettivo che ogni volta che io dico qua tutti mi dicono: vabbè, mi voglio la soluzione facile, cioè io ti dico il problema, tu mi dai la soluzione. La soluzione è questa: imparare a conoscersi, a rispettare i propri gusti e poi ad agire di conseguenza, ricordandosi che il mondo là fuori avrà tentazioni sempre. Non si può cedere sempre perché non ha alcun senso. Si finirebbe poi a svalutare anche quello che abbiamo già nel guardaroba. Io guardo lì perché ho una rella piena di vestiti meravigliosi, nessuno dei quali è nuovo, sono tutti con me da diversi anni e li amo ancora come il primo giorno. Il terzo mito da sfatare riguarda i nostri outfit e il fatto che chi lavora nella moda, in qualunque posizione o comunque con qualsiasi tipo di ruolo, sia sempre vestita alla perfezione, sempre curata, sempre al top, non abbia mai quelle giornate in cui apri l'armadio e dici: oh mio Dio, aiuto, non so cosa fare, ma sappia esattamente sempre come vestirsi, quanti outfit creare per la settimana, che accessori scegliere e non abbia mai problemi. Non è così, siamo esseri umani. Siamo, come vi ho appena detto, nel momento in cui stiamo lavorando. Anche voi quando lavorate non siete come quando siete sul divano in relax. Io sono così sul divano, quindi immagino che quando siete nel vostro lavoro siete sempre molto concentrate, attente, on focus, a prescindere dal tipo di giornata che avete avuto. Una cosa che ci ha detto una maestra delle elementari quando abbiamo iniziato proprio il nostro percorso a scuola era: noi maestre lasciamo fuori da questa porta tutti i dispiaceri delle nostre giornate perché con voi vogliamo essere di aiuto, vogliamo esservi utili. È la stessa cosa che fa qualsiasi brava o bravo professionista quando inizia a lavorare: la vita personale resta fuori, il fatto che stamattina mi sono svegliata male e non riuscivo a vestirmi resta fuori se sono in consulenza con te. Detto questo, per il resto sì, anche noi abbiamo le giornate negative, sappiamo poi anche magari risolverle in modo un po' più rapido, ma siamo esseri umani. E un altro punto che ci tengo a sottolineare è che lo scopo di una consulente, che sia io o un'altra, non è farvi diventare nostri cloni. Quindi tante volte ricevo anche il commento: ah, ma a me non mi piace come ti vesti, pensi di insegnarmi a vestirmi? Io non ti devo far diventare me. Se ti fa schifo il mio stile è anche un bene in realtà ai fini della consulenza, perché io devo valorizzare te, la persona che sei tu con l'armadio che hai tu, non farti diventare me. Quello è più un lavoro, è parte del lavoro, fatemi semplificare, dell'influencer che ti fa vedere prodotti e ti fa vedere come entrano nel suo stile di vita, che teoricamente è quanto più simile al tuo. Ma non è quello che fa una consulente, non studiamo questo, noi studiamo esattamente il contrario, studiamo proprio tutte le regole, i consigli, le dritte, le accortezze, i dettagli che ci aiutano a tirare fuori la vostra essenza, non la nostra dentro voi. Per carità, lungi da me, di me ne basta una, avanza pure. Per lasciarvi anche con un'informazione più pratica, visto che il video, come vi dicevo, è proprio volto all'introspezione e a ragionare su quelle che siamo e che stiamo diventando, vi dico anche come io risolvo i miei giorni no. Solitamente, se proprio avevo pensato ad un outfit e non va bene, ho dormito male, devo fare cose, quindi mi devo comunque sistemare, mi voglio anche sistemare perché a me vestirmi è una cosa che proprio fa bene, mi aiuta. Quindi cerco sempre di farla, poi se sto malissimo, pazienza.
è proprio partire da quella che io chiamo divisa di stile. C'è un video anche abbastanza recente sul canale, quindi da quei capisaldi del mio guardaroba che so che magari non saranno l'outfit più ricercato oggi, ma mi faranno sentire a posto. Mi faranno vestire in modo rapido, in modo pratico e funzionale, facendomi sentire la versione migliore di me stessa, soprattutto nelle giornate no, ma che non saranno per forza l'outfit più impeccabile della storia. Quando ho più tempo, ovviamente cerco anche di creare nuovi outfit con vecchi capi, provando, provando e provando. Anche questa è una cosa che quando vi dico sperimentate, spesso mi viene scritto nei commenti: ma allora il video che l'hai fatto a fare? Io non sono nei vostri armadi, ci posso entrare con la consulenza? Trovate il link qua sotto. Ma l'unica cosa da fare, se non volete investire in una consulenza, in un percorso di persona con me, è proprio dedicare del tempo a questa missione, che ovviamente non è una missione che salverà il mondo, ma salverà un pezzetto del vostro mondo. E io dico che non è poco. Per questa settimana da me è tutto, ci leggiamo nei commenti e ci vediamo qui tra qualche giorno. Se avete bisogno di aiuto, la mia consulenza è sempre linkata nell'info box dei miei video.